Buonasera, benvenuti alle interviste singole. In un periodo così delicato come quello che stiamo attraversando, abbiamo sentito la necessità di invitare un ospite che potesse darci dei segnali forti. E chi meglio del nostro amico, che tra un po' avrete anche voi il piacere di vedere e di ascoltare, può darcene? Signore e signori, ecco a voi, Emmo. Buonasera, Emmo. Buonasera. Oh, allora, tu sei diventato... Scusa se ti ho del tuo, sei così giovane. Sei diventato, oltre che un riferimento per la nostra musica, naturalmente tutti ti conoscono come un grande interprete, un grande cantante, ma un riferimento culturale. Tant'è vero che ti abbiamo invitato questa sera per parlarci di qualcosa di profondo, no? Ma intanto, ecco, magari conosciamoci un po' meglio, quelle poche persone che magari ancora non sanno esattamente chi tu sia. Parlaci un po' di te. Io sono fatto così, anche, cioè, mio nonno me lo diceva sempre, tu sei fatto così, e quindi eccomi qua, io sono quello che sono, cioè sono Emmo, è quello che è. Ecco bene, e allora vuoi dirci, che ne so, qualcos'altro, qualche aneddoto sulla tua vita, oppure cosa ti ha spinto a intraprendere la carriera che tanto brillantemente stai facendo, non so. Mio nonno di secondo grado mi diceva, no, lo stesso di un altro, mi diceva sempre, tu devi dire sempre pane al pane. Infatti io dico sempre, io sono fatto così, così sono fatto così, ecco, io sono fatto così. E dico sempre pane al pane, anche se lui non risponde mai, io sempre comunque lo dico pane, però lui, io comunque continuo a dirlo perché sono testardo, e me lo diceva anche il mio zio di terzo grado, che la pentola che fa il coperchio al cavallo è donato, e quindi io sono fatto così. È così, allora Emmo, però adesso volevo dirti una cosa. I ragazzi della tua stessa generazione magari si sentono un po', come dire, confusi riguardo a questo momento sociale, politico. Tu che cosa sai dire, insomma, ai ragazzi, tuoi coetanei, insomma? Ma per me la destra, la sinistra, cioè sono la stessa cosa, me lo diceva sempre anche il mio procognato. Una volta, per esempio, stavamo andando a un concerto che dovevo fare, stavamo dalle parti di Bologna, insomma, e stavamo in macchina e lui me lo diceva sempre, la destra e la sinistra sono la stessa cosa, sono uguali, la destra, la sinistra, non c'è nessuna differenza. A un certo punto, mentre stavo guidando, mi ricordo, dovevo fare un concerto a Modena, stavo dalle parti di Bologna, gli dico, che faccio, giro a destra, giro a sinistra, dice, guarda, è uguale, è proprio la stessa cosa. Allora io ho girato a destra e non si arrivava mai. Poi a un certo punto, quando ho visto un cartello con scritto Vladivostok, ci siamo fermati, abbiamo chiesto, però mi sa che stavamo un po' lontani. Ah, ecco, allora, sì, Emmo, allora, volevo appunto comunque adesso farti magari un'ultima domanda, perché noi appunto ti abbiamo cercato proprio perché tu ci parlassi un po' di qualcosa di profondo, insomma. Ma io adesso infatti dico qualcosa di profondo, perché scusate, io non è che sono uno che parlo tanto, perché cioè io sono fatto così, insomma,
sono fatto così e quindi ma pure più ma più ecco così insomma più così più, un po' più così ecco poi qualche volta così me lo diceva anche sempre il mio consuocero di terzo grado e quindi adesso io vi dico volevo dirvi qualcosa proprio di profondo proprio. Allora, voglio dire che il Batisaurus mollis è un pesce che vive a elevate profondità, circa 2,5 km, a sotto la superficie, in acque con una temperatura inferiore ai 4 pallino C, 4 OC, è dotato di una bocca, è dotato di una bocca, di una bocca estremamente larga, se comparata con le dimensioni del corpo. La bocca è anche munta, la bocca è anche munita, anche munita di denti ad arpione, attraverso i quali può catturare prede che difficilmente riescono a scappare una volta incastrate nei suoi denti. Ecco, me lo diceva sempre anche il mio nuoro, che questo va bene. Allora, grazie Emmo del tuo intervento e saremo felici di ospitarti ancora quando tu vorrai e buonasera.